Aspettate, dov'è che devo guardare? Ah, ok, scusa. Eliana Izzo. Giada. Federico Mulas. Stefania Antonelli. Ludovica. Michela Balestrini. Maria Teresa. E di quale gruppo sei leader? Delle applicazioni. Marketing non convenzionale. E il team 5 di cinema. Gruppo 4 cinema. Team 2 e mobile applications. Del gruppo marketing non convenzionale. Team 1. Rifaresti il leader? Rifarei? Sì. Sì, mille volte. Sì. Sì, mi farei il leader. Tutta la vita. Descrivi il team in 15 secondi. È un team molto compatto, ci stiamo unendo sempre di più con il corso del tempo e mi sta davvero piacendo questa esperienza. Affiatati, amici, collaborativi. Spontanei, appassionati. Allora, un team che si è dato tanto da fare, un team che ha avuto grandi idee, secondo me, si è messo grande disponibilità e poi tecnologico, perché abbiamo fatto tutto sul web. È un team molto aperto, tutti hanno detto la loro opinione fin dall'inizio, sono stata contenta di collaborare con ognuno di loro perché penso sia venuto un buon lavoro. Amici, motivati, inventori di claim, solari, pieni di iniziativa. Allora, è un team veramente molto coinvolgente, tutti lavorano, danno il loro contributo e sono molto brave e collaborative fin dall'inizio. Allora, siamo un team vivace, con delle grandi menti, abbiamo delle idee sempre molto originali. E comunque abbiamo tutta la stessa formazione, quindi ci troviamo anche a parlare e nulla, speriamo. Sei più Mandela o Miranda? Mandela. E è Mandela. Assolutamente. Uguali siamo. Forse un mix dei due, mettiamola così, perché piacerebbe prendere un po' le doti principali dei due, chiaramente, nel piccolo, ovviamente, però forse più Miranda a un certo punto di vista. All'inizio forse più Miranda, però quando si sono stemperate le tensioni Mandela un po' troppo, però vabbè, una buona. Sono più Mandela. Mandela, spero. Mandela. Pensa. Autorevole. Autoritario. Delega o accentramento? Accentramento. Delega. Accentramento, ma non tutto su di me, su una parte del gruppo. Delega. Entrambi. Egoismo o altruismo? No, altruismo. 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 Altruismo, sempre, questo è stato. Altruismo. Altruismo. No, altruismo. Individualismo o compartecipazione? Compartecipazione. 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 Compartecipazione sempre. Legame. Legami. Vincolo. Legame. 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 Il vincolo è una forma di libertà, quindi così. Pensa al contest. Se ti dico trasparenza o dissimulazione. Trasparenza. 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 Quando le regole non erano chiarissime, secondo me c'è stata una tensione alla dissimulazione, però cioè non cattiva, diciamo dovuta dalle circostanze. Trasparenza. Trasparenza. Trasparenza.
Umiltà, ce ne vuole tanta. Umiltà. Presunzione. Dipende, diciamo che quando il prodotto è ben fatto, alcuni tendono, diciamo, ad accaparrarsi il merito, ma vabbè, si è risolto tutto. Umiltà. Umiltà. Umiltà sempre. Collaborazione o antagonismo? Tanta collaborazione. 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 Antagonismo ma buono, una giusta dose di competizione. Collaborazione. Collaborazione. No, collaborazione. Dici la verità, in quanti avete lavorato? Ognuno ha dato quello che riusciva a dare, perché abbiamo esigenze molto diverse, bisogni diversi tra di noi, quindi ognuno mette la parte che può. Una media? 4. 7. 90%? 5. Tutte, sì. Tutti, perché siamo 4, quindi manca uno, te ne accorgi. Perché dovrebbe vincere proprio il tuo gruppo? Perché è un gruppo che secondo me sta crescendo man mano, come ho detto prima, col tempo, e stiamo diventando sempre più consci delle nostre capacità, e quindi un'esperienza che sta formando delle persone anche, secondo me, non solo un progetto e basta. Perché abbiamo fatto la cosa migliore. Perché siamo i migliori e abbiamo lavorato meglio degli altri. Perché abbiamo sempre lavorato con impegno, perché abbiamo valutato anche il lato, come posso dire, non mi viene un aggettivo, comunque simpatico, umano del lavoro, perché ci siamo sempre impegnati e perché ci abbiamo messo tutto il nostro impegno. Perché ci siamo impegnate tanto fin dall'inizio, abbiamo avuto delle belle idee, abbiamo lavorato bene insieme, ce lo meritiamo. Ma no, ma anche se non vinciamo sono contenta. Dai un voto al tuo gruppo. 8, ma stiamo migliorando, quindi ce la mettiamo tutta. 8. 9. 8 e mezzo. 8. 10. 10 e lode. E per concludere, da bravo leader, lancia un messaggio d'amore al tuo gruppo. Un messaggio che possa esprimere tutta la collaborazione, la voglia di lavorare insieme, ma anche di stare insieme con la propria esperienza personale, anche appunto al di fuori di tutto questo progetto, come amici, come stiamo diventando. Ragazzi, mi raccomando, lavoriamo tutti insieme, vogliamoci bene, continuiamo ad andare d'accordo come stiamo facendo adesso, impegniamoci tutti un po' di più e cerchiamo di fare meno fatica a trovarci, vi prego. Ragazzi, vi voglio tanto bene, lo sapete, ve l'ho già detto tante volte, vi voglio bene, ragazzi, davvero, di cuore. Se lo rivedrete poi sapete che è tutto vero. Vi voglio bene, se vinciamo andiamo a festeggiare tutti insieme. Siete molto bravi, abbiamo sempre lavorato bene insieme, siamo amiche, abbiamo costruito bellissimi rapporti, quindi continuiamo a lavorare così, impegniamoci magari un pochino di più, però brave, brave noi, brave voi. D'amore, ragazzi, vi voglio ringraziare perché siete state davvero tutte brave, sono ripetitiva, lo so, però complimenti a tutte e speriamo di vincere. Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale, non lo so, un messaggio d'amore al mio gruppo. Oddio, non lo so, non mi viene.